Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Legolas790, e benvenuti a questa seconda parte del gameplay di Isla Innocentes nella modalità corsa. Ed eccoci qua, gli ultimi due obiettivi da far detonare, gli ultimi due obiettivi che ci separano dalla vittoria. E beh, vedremo insieme come andrà a finire, perché questa è una zona davvero, davvero dura, ben difesa dai nostri avversari e non molto facile da piazzare. E quindi beh, vedremo nel corso di questa ultima parte come andrà a concludersi tutto ciò. E bene, quindi siamo riusciti a raggiungere questi ultimi due dannati obiettivi da piazzare dopo aver innescato e fatto detonare i primi quattro. E sì, beh, non per vantarmi, ma come avete potuto vedere nella prima parte di questo video, su quei quattro obiettivi, beh, tre li ho innescati io e li ho distrutti io. E sì, i primi due sull'isolotto e l'altro, il terzo, sulla riva successiva. E beh, questo potrebbe dimostrare allora come è l'abilità del singolo giocatore a fare la differenza in Bad Company 2 e l'audacia del singolo giocatore a portare una squadra alla vittoria in Bad Company 2. Mentre, beh, gli altri giocatori sono semplicemente lì, di cornice, non servono assolutamente a nulla. E bene. Questa è una grandissima vaccata, sì, è una grandissima vaccata, no? Non è assolutamente vero che in Bad Company 2 è il singolo a fare la differenza. Perché comunque in una squadra, perlomeno composta da 16 o comunque insomma giocatori, alla fine ci sono sempre 3-4 persone che provano ad avvicinarsi alla stazione e innescarla. Ma questi 3-4 temerari che provano a innescare queste stazioni non ce la farebbero se alle spalle non c'è una squadra che li supporta. Per esempio, in questo momento ho provato a piazzare un obiettivo, ma poi è stato disinnescato, perché sono morto e nessuno è riuscito a difenderlo. E questo dimostra come, quanto sia importante la squadra in Bad Company 2, perché questi ti danno la possibilità di piazzare. In che modo? Beh, distraggono gli avversari, iniziano a uccidere gli nemici che si avvicinano, e comunque distolgono l'attenzione dal giocatore che sta piazzando l'obiettivo. In questo momento, ad esempio, io ho cercato di difendere l'obiettivo in qualche modo, ma non sono riuscito ed è stato disinnescato. Tutto questo porta quindi a elevare, a dare grande importanza alla squadra in Bad Company 2. E proprio in questo punto della partita la squadra è venuta meno. Perché? Beh, perché buona parte dei miei cari amici, dei miei cari compagni, insomma dei miei compagni di squadra in questa partita, beh, non so perché, ma penso che si trovassero davvero molto bene su quella collinetta. Non so, magari giocavano un po' a beach volley, prendevano un po' di sole, due chiacchiere in compagnia, barbecue. Perché io e la mia povera squad, composta dai miei quattro elementi, eravamo dei quattro poveri cretini di sotto a essere triturati dal piombo nemico. E questo appunto dimostra come non sono quei pochi a fare la differenza, perché 3 o 4 persone contro 16, 12, quello che sono, beh sì, possono essere forti quanto volete, ma sì, se la prendono in quel posto e fa davvero male. E beh, un'altra cosa importante in Bad Company 2 a mio avviso è anche un equilibrio nella squadra. Cosa intendo con equilibrio? Beh, semplice. Sono disponibili 4 classi: Scout, Geniere, Assalto e Medico. Beh, equilibrio cosa intendo? Beh, intendo che su queste 4 classi all'interno di una squadra deve esserci un numero adeguato di medici, di cecchini, di genieri, tutto quanto. Per esempio, in questa mappa, in questa zona, i nemici hanno la possibilità di usare un AVOC, un elicottero. E beh, io in questo momento ero intenzionato a piazzare gli obiettivi, quindi ho detto prendo l'assalto fumogene, dovrei essere in qualche modo facilitato. Beh, però se alle spalle non c'è nessun geniere che cerca di abbattere l'elicottero, beh, insomma, voi potete essere forti quanto volete, ma potete anche sparargli una freccetta con questo, malapena lo accarezzate, e se non lo abbattono, beh, lì sì che l'Avok si diverte a distruggere l'intera squadra e rubarvi preziosi ticket. Ticket, beh, quelli che vedete sulla sinistra, quei numeri, rappresentano il numero di spawn concessi alla vostra squadra. Finiti quelli, avete perso. E questo intendo con l'equilibrio: un numero adeguato di cecchini, un numero adeguato di genieri, un numero adeguato di medici. Il medico è molto importante, è una classe anche molto usata perché è anche molto forte, e un numero adeguato di soldati d'assalto. Il problema qual è? Il problema è che spesso ci sono davvero troppi cecchini in questo gioco, ma grazie al cielo su PC c'è la possibilità di avere delle regole nei server, e quindi spesso il numero di cecchini viene limitato, e tutto ciò può essere noioso da un certo punto di vista, perché spesso anche a me piace usare il cecchino, ma ci sono troppi cecchini e non lo posso usare. Nonostante ciò, la possibilità di utilizzare il cecchino in maniera limitata è molto importante, perché se no ci sono squadre che usano solamente il cecchino e beh, non si va avanti da nessuna parte e non si potrà mai vincere una partita.
esattamente ciò che è successo in questa situazione. Abbiamo purtroppo perso questa partita dopo che la squadra è venuta un po' meno. Beh, come al solito io vi ringrazio per l'attenzione. Qua vedete il nostro povero vascello, che poi non è un vascello, comunque distrutto. Eccoci qua con il risultato. Beh, quindi vi ringrazio per la vostra attenzione, che mi avete prestato fino a qua. Un invito, perché no, a lasciare un voto ed un commento. E beh, a un prossimo video. Ciao ragazzi!